Allora ragazzi, Circe sarebbe la V. Dunque, la questione che tiene più banco in queste ore è il futuro del Bari, naturalmente. Il futuro del Bari e i De Laurentiis, fondamentalmente. Allora, la città, tutti sono contro i De, da tutta la stampa barese, Magistà, ha scritto di boicottare lo stadio. Insomma, ci sono tutta una credine molto forte fra la città e i De Laurentiis. Forse non si crede che ci sia un progetto a lungo termine, forse non si crede che ci sia un progetto per andare in Serie A e per restarci. Ci sono già voci che andranno tutti via, quindi Sibilia andrà via, Ramo andrà via, Ejumà, Brenno andranno via, Nasti pure lascerà Bari, insomma andranno via tutti, non sarà riconfermato nessuno. Se così fosse, significherebbe ricominciare dall'anno scorso, perché Sibilia andrebbe confermato, andrebbe comprato per quello che ha fatto vedere. Quindi questa credine è anche data, però io sospendo un po' il giudizio, cioè non sono solito, anche se si dice Vox Populi, Vox Dei, ad allinearmi completamente, anche perché, parliamoci chiaro, il Bari e non esisteva prima dei De Laurentiis, negli ultimi anni non c'è proprio stato. Quindi i De Laurentiis hanno portato fuori il Bari un po' dal baratro e ci hanno anche dato la possibilità di sognare ad occhi aperti, perché l'anno scorso hanno fatto un terzo posto incredibile e hanno anche fatto una finale di playoff che conducevamo fino a un minuto dal termine. Conducevamo nel senso che eravamo qualificati in Serie A, promossi. Quindi nel senso, di solito si dice che gli italiani o i tifosi non abbiano memoria. Io ce l'ho, e quindi i De Laurentiis ci hanno fatto vincere una promozione in Serie B dalla Serie C. L'anno prima avevano fatto una finale e l'anno scorso ci hanno fatto sfiorare la Serie A. Poi si critica il fatto che abbiano mandato via Mignani e Vivarini. Ok, va bene, ma li hanno anche presi questi allenatori. Vivarini l'hanno preso, Mignani l'hanno preso e gli hanno fatto fare 2 anni e mezzo, 2 anni e 2 o 3 mesi, quelli che so, se non sbaglio. E quindi voglio dire, oneri e onori. Come uno critica il fatto che abbia mandato via Vivarini, così deve dire bravo che l'hai preso, che lo rimpiangiamo, che era bravo. Come critichi il fatto che abbia mandato via Mignani, che era criticato da tutti, da quasi tutti a Bari tranne che me, anche molti giornalisti contro di lui, dicendo che la piazza era contro, adesso tutti rimpiangono Mignani, o molti, perché tutti non esistono sociologicamente parlando, però Mignani l'hanno preso, quindi bisogna anche dire bravi che avete preso Vivarini. Cioè, nel senso, il giudizio deve essere equilibrato, ragazzi, non si può essere schierati, boom. Quest'anno hanno combinato un disastro. Hanno combinato un disastro grave, perché proprio si è sbagliato tutto, anche dalla gestione degli allenatori, perché ripeto che Marino non andava mandato via, perché Marino certo non stava facendo vedere faville, ma non aveva di certo un andamento della retrocessione, assolutamente. Qualche soldino poi l'hanno speso, visto che la squadra è costata 40 milioni, il doppio della Ternana. Quindi direi alla città, lasciando stare i grandi nomi che stanno scrivendo sui giornali eccetera eccetera, vediamo che intenzioni hanno di fare, anche perché Giampaolo era con delega, quindi non può rimanere, dovranno prendere un allenatore. Bisogna capire un po' cosa vorranno fare, però se l'andazzo è come l'anno scorso, che non c'è una lira, che si riparte con i prestiti e non c'è un'azione forte, è giusto contestarli. Se invece quest'anno mettono la testa a posto, iniziano a uscire un po' di soldi, mettono una mano al portafoglio, inizia ad arrivare qualcuno da Napoli, come è successo con Foloruscio, vediamo che qualcosa inizia a muoversi, perché se dobbiamo essere la cantera del Napoli, no, naturalmente. Se ci deve essere questa forma, però io non credo che, spesso si associa Luigi ad Aurelio, sono due cose diverse, anche se padre e figlio. Il figlio ha dimostrato attaccamento, abbiamo visto tutte le immagini dell'abbraccio fra il presidente e i giocatori, quindi c'è unione all'interno, abbiamo visto tutti Benali piangere nelle braccia del capitano,
abbiamo visto tutti queste immagini bellissime di unione, di amore, di affetto fra i giocatori del Bari, quindi una squadra c'è, un affetto c'è. Di Cesare è finito sul TG1, nel senso che ne stanno parlando molte del Bari. E il Bari, ragazzi, gli anti-Bari dicono che grazie a De Laurentiis che stiamo uscendo un po', che il Bari oggi fa parlare di sé. Oggi si parla del Bari in Italia per questo motivo, per questo. Quindi certo, quello che hanno fatto quest'anno è un obbrobrio, un disastro. La gente si affeziona poi ai giocatori, non li puoi vendere come se fossero dei giocattoli. Quindi ci vuole rispetto per i tifosi e si vedrà da quest'anno, però fino adesso hanno fatto l'anno scorso da Dio, quest'anno un disastro. Come si fa a giudicare? Uno giudica su quest'anno, sì, vai via, basta. L'anno scorso, beh, insomma, ci ragioniamo su, capite quello che voglio dire? Il giudizio è sospeso per me, potrò sbagliarmi, magari quest'anno se si ricomincia che per un mese non parlano, che non si sa chi sarà l'allenatore, e tutti vanno via, Sibili va via, Nasti va via, Dio va via, Aramu va via, meno male Aramu direi, Brenno va via, va bene che va via Brenno, e Giuma va via, meno male, e non arrivano i terzini, che poi lo sappiamo tutti, non ci vuole, ci vogliono due fasce, due centrali, la difesa tutta nuova, non nuova, cioè almeno un ripiego forti, due centrali, anche un centrale, un terzino destro, un terzino sinistro, due centrocampisti forti, due attaccanti, insomma, si sa quello che serve. Non è che non si sa. Però il giudizio deve rimanere un po' sospeso, perché? Perché il Bari, ripeto, ha uscito un po' la testa fuori dall'acqua grazie a De Laurentiis. E De Laurentiis non è una società calcistica, una proprietà calcistica, scusatemi, di secondo piano. Cioè non sono i proprietari del Domodossola, dell'Ascoli, con tutto il rispetto. Cioè è una proprietà che del Napoli. Napoli che da 10 anni è una delle primissime squadre in Italia, che 2 anni fa ha vinto lo scudetto. Quindi è una proprietà che i soldi ce li ha. Al tifoso deve interessare che la proprietà spenda soldi, compra giocatori e abbia i soldi. Che poi sia multiproprietà. Voi dite la multiproprietà è il problema perché ci lega al Napoli, ma questo legame può essere anche positivo come è stato l'anno scorso. Bisogna vedere. Poi si dice boicottiamo lo stadio, ma come si fa? L'amore per il Bari è troppo grande, la gente sta già facendo gli abbonamenti. Puoi dire boicottiamo lo stadio, come dire boicottiamo una marca, cioè non esiste ormai nel mondo di oggi, iperveloce, iper post globalizzazione. Cioè super individualistico, parliamoci chiaro, cioè come si fa a pensare che ci possa essere un senso di comunità? Ognuno fa quello che gli pare, è giusto pure che sia così, no? Ognuno fa quel che gli pare e ognuno fa quello che gli pare quando gli pare con chi vuole, come dice Gianni Nannini, no? Quindi ok, giusto quello che si dice, però da capire. Da capire, mi seguite? Questo è da capire. Che ne pensate voi? Fatemi sapere cosa ne pensate. La prossima bella vicius.